uno dei film più attesi e più seguiti di questa stagione cinematografica. Sono Le Mille e una Notte, il fiore delle Mille e una Notte di Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini è qui in studio con me questa sera. A Pasolini io chiedo, tanto per rompere il ghiaccio, quando ha intrapreso questa trilogia, quando ha girato il Decameron, al quale poi hanno fatto seguito i Racconti di Canterbury e adesso il fiore delle Mille e una Notte, pensava a una struttura, pensava appunto a una trilogia, o la trilogia è nata per caso, via via. No, è nata per caso. Stavo girando il Decameron nello Yemen, cioè giravo un episodio del Decameron nello Yemen che poi ho tagliato e quindi non si vede più nel film. E mentre ero nello Yemen ho avuto l'idea delle Mille e una Notte, evidentemente è una cosa quasi ovvia. Poi finendo di girare il Decameron a Caserta Vecchia, a un certo punto ho pensato anche a Chaucer e a quel punto mi è venuta in mente l'idea di fare le trilogie. Ah, ecco. Insieme al Sì, secondo è sì. nata l'idea del terzo. Sì. E quindi tutto questo corrisponde a un disegno visto a posteriori. Lei ritrova un arco oppure è un'esplorazione che si è Guardi, manifestata? se le idee mi sono venute così, diciamo spontaneamente, poi si sono organizzate in un tutto, significa che c'è una logica in questo. E quindi io penso che la trilogia abbia le sue ragioni di essere, indubbiamente. Adesso dal fondo della sua opera, l'opera più recente, che è Il Fiore delle Mille Notte, risaliamo alle origini in un lungo filmato e ritorniamo insieme ad Accattone. Vediamo. Lo Yemen era, fino a 10 anni fa, un paese medioevale. Da secoli la sua storia si era fermata. Le mura di Sana, una piccola antica città dello Yemen. Un documentario che Pierpaolo Pasolini ha realizzato nel 1970 per la televisione italiana. Egli stesso ne commenta le immagini, anticipando in questo testo che si ispira al destino di Sana un tema polemico che ha avuto recentissimi esplosivi sviluppi. Il progresso determina l'annullamento dell'uomo, della sua storia autentica. In questo momento, almeno a Sana, la capitale, è esploso un indiscriminato desiderio di modernità e di progresso, proprio nel senso che queste parole hanno per noi. Le strade costruite dai cinesi hanno portato innanzitutto a Sana i primi beni di consumo della civiltà industriale. Non importa se capitalista o socialista. I benefattori, giunti nello Yemen da Oriente e da Occidente, hanno cominciato la loro opera di corruzione, d'altra parte ormai senza alternative. La vecchia città, dentro le mura di cinta, è ancora completamente intatta. È il tema che si ritrova in tutto il cinema di Pasolini e segnatamente nel Fiore delle Mille e una Notte, il suo ultimo film, che illustra una realtà intatta, senza più alcuna struttura o ideologia che la corrompano, e che è stato girato in Oriente, negli stessi luoghi, in parte, dove ancora resistono le intatte mura di Sana. Cavaliere che vieni dal deserto, tu sarai incoronato re di questa città. Che cosa? Chi sei e come ti chiami? Sono un soldato e il mio nome è Vardan. La nostra usanza è che quando il re muore e non lascia figli, ci mettiamo sulla porta ad aspettare il primo uomo che arriva dal deserto. Lo prendiamo e lo facciamo re. Dio sia lodato che ci ha mandato un uomo snello di corpo e bello in volto. Su, bevi ed entriamo in città. Mio... Il passaggio dalla letteratura al cinema ha varie spiegazioni. La prima è stata la più ovvia, cioè ho pensato di aver voluto cambiare tecnica. Tutta la mia produzione letteraria è caratterizzata dal fatto che ho cambiato spesso tecniche letterarie e pensavo che il cinema fosse una tecnica nuova. Poi ho capito che questo non era vero, perché il cinema non è una tecnica letteraria, ma è un'altra lingua. Allora ho pensato, in maniera forse un po' avventurosa e così esagerata, di essere passato al cinema, cioè a un'altra lingua, per abbandonare l'italiano, cioè per fare una specie di protesta contro l'italiano e contro la mia società.
una specie di rinuncia alla nazionalità italiana. Ma neanche questa in fondo è una spiegazione totale. La spiegazione vera, secondo me, è questa. E cioè, le ho detto che il cinema è una lingua. Una lingua transnazionale, transclassista. Cioè, un negro del Ghana, un americano, un italiano, quando usano questa lingua del cinema, lo usano tutti alla stessa maniera. È un sistema di segni che è valevole per tutte le possibili nazioni del mondo. Ora, qual è la caratteristica principale di questo sistema di segni? Quello di rappresentare la realtà non attraverso dei simboli, come sono le parole, ma attraverso la realtà stessa. Se per esempio io voglio rappresentare lei, rappresento lei attraverso lei, o comunque attraverso qualcun altro, che però è in carne e ossa, che è analogo a lei. Cioè rappresento sempre la realtà usando la realtà stessa. Questo mi permette, facendo il cinema, cioè usando questo mezzo di espressione artistica, di vivere sempre al livello e nel cuore della realtà. Al cuore della realtà, di questa realtà, appartiene anche Mamma Roma del 1962, un eccezionale ritratto di prostituta e di madre. C'è la presenza del mondo piccolo borghese nei suoi ideali. Mamma Roma sogna un benessere irraggiungibile, una riabilitazione, una nuova vita accanto al figlio. Ma anch'egli, come il ragazzo di Accattone, sarà travolto. E ne sarà la madre stessa colpevole. Ma insieme a lei, colpevoli e responsabili della morte del figlio, il fango, la fame, i ricatti in cui Mamma Roma è cresciuta. A sinistra. Proprio la tua sinistra. 1966. Si gira Uccellacci e Uccellini. Un film fantastico, sospeso, irreale. Una specie di teoria fiaba del rapporto che intercorre fra realtà e ideologia. Uccellacci e Uccellini è, fra l'altro, occasione di un meraviglioso incontro. Pasolini e Totò. Mi sembrava di non aver esaurito con Uccellacci e Uccellini la mia vena comica. Forse in Uccellacci e Uccellini pesava un po' troppo, diciamo così, l'ideologia. E ho voluto fare un altro episodio più liberamente comico, più poeticamente comico, che si chiama appunto La terra vista dalla luna. I protagonisti sono gli stessi, ma sono immersi in un ambiente più libero, più poetico, puramente picaresco e vitale. E a proposito di quel che dicevo prima del cinema come altra lingua, potrei dare una conferma per una piccola esperienza che ho fatto nel fare la sceneggiatura di questo episodio. Cioè, non possedendo un linguaggio, uno stile per esprimere per iscritto verbalmente questo tipo di comicità, sono stato costretto a scrivere la sceneggiatura facendone dei fumetti, cioè disegnando Totò e Ninetto nelle varie situazioni, appunto come i fumetti. Povero figlio mio, sei rimasto senza madre. E che colpa mia? Io c'ho ancora qualche cartuccia da sparare. Lotto il destino. Sono impiegato del comune. C'ho una casetta. Oddio, modestamente, tanto brutto poi non sono. No, brutto non ci sei. E vuoi che non trovi una donnetta che si accompagni a me? Che faccia da moglie a me e da madre a te? A te come ti piace? Mora. A me mi piace bionda, vabbè. Beh, è l'essenziale che non sia rossa. Sì, rossa no. Vedova! Buona! Le butto? A papà, datti una vettinata! Atto Baciù è la moglie d'un morto. Buongiorno, signora. Bella giornata, eh? Buongiorno. Se permette, le bacio la mano. Aiuto! Perdona, signora, perdona, misericordia! Oi. Dopo queste esperienze di cinema ideocomico, parole sue, Pasolini decide di fare un film ispirandosi al mito classico,
Edipo Re del 1967. Nella tragedia di Sofocle, nella tragedia eterna che Edipo personifica nel mondo, i critici parlarono di un progressivo avvicinarsi di Pasolini da Marx a Freud, Pasolini continua a rintracciare, a volere individuare quella sua sognata realtà, intatta e vera. Sarà forse nel mito questa realtà? Alle origini del tempo dove vive appunto Edipo? Ma in questa età barbarica egli trova piuttosto l'età dell'infanzia. Voglio rappresentare il mito di Edipo, ma un mito che sia veramente mito, cioè arcaico, lontanissimo nel tempo, quasi selvaggio. Infatti i costumi ricordano più che la Grecia antica o micenea, ricordano addirittura i costumi dei Sumeri, o addirittura degli Azzechi, o addirittura dei selvaggi dell'Africa equatoriale. L'ho fatto un po' arbitrariamente, ma sapendo di farlo, e forse anche con un certo estetismo, ma sapendo che questo estetismo c'era. È chiaro che se io sposto la vicenda al di là della storia, in un periodo storico imprecisato che è prima della nostra coscienza di uomini, all'origine dell'umanità, mi trovo in un mondo che è uguale dappertutto. E chi si aspetterà, probabilmente molti si aspetteranno, una rielaborazione ideologica del mito, resterà deluso. Perché la rielaborazione, come ripeto, è interiore. Non è con questo che voglio semplicemente fare una specie di mito come se, di Edipo come se si trattasse di maciste, questo no. E infatti l'inizio e la fine del film sono moderni, cioè affondo il mito nei nostri giorni, lo rendo cioè assolutamente attuale attraverso la rappresentazione di un'infanzia e di una vecchiaia che sono dei nostri anni. La prima cosa che salta agli occhi del profano è la sua enorme capacità di lavoro, di fatica. Tempo fa in televisione qualcuno le disse: lei ha la faccia triste, e lei ha risposto: ma no, io sono Gaio. Ora, è certamente Gaio, abbiamo visto che perlomeno sa essere Gaio, ma è indubbiamente fragile. Ora, la cosa che sorprende è che un uomo della sua struttura sia riuscito a produrre tutto questo, cioè come se lei fosse riuscita a ridurre il cinema al puro traliccio delle immagini, senza peso, senza fatica, senza sforzo, senza resistenza. È un complimento che mi fa? Non lo so, è un'osservazione. In genere il regista, soprattutto il regista che come lei si trasferisce lontano, è visto un po' come De Mille, come una specie di faraone assiso sulla produzione. Viceversa, i suoi film, nonostante questa apparenza, sono in realtà dei film molto appunto fragili, perché dentro c'è un'ispirazione asciutta, secca, che il pubblico deve poi estrarre. Beh sì, come imprese atletiche i miei film indubbiamente sono abbastanza straordinari, a parte il fatto che lavoro moltissime ore al giorno e poi son io stesso l'operatore di macchina, quindi queste 8, 9, 10 ore al giorno in cui lavoro tengo la macchina in mano, l'ho presa in mano, c'è una certa robustezza, diciamo così. Ma coesiste questa fragilità di cui lei parla, ma secondo me questa fragilità è tipica di tutto il cinema. In che senso? Guardando queste immagini qui di questo filmato, su cui non sono molto d'accordo in tantissime cose. Poi lo diciamo. Lo diremo. Notavo che in fondo che cos'è un autore cinematografico? È l'inventore di un'iconografia. E guardando questo filmato, effettivamente questa iconografia mia particolare c'è, non c'è dubbio, sia come fatto antropologico, c'è una scelta di uomini, di facce che è abbastanza particolare. Però questa iconografia è affidata alla pellicola, e questa è la fragilità. È affidata alla pellicola che è poco più appunto robusta di un'ala di farfalla. E poi è affidata a un circuito, a un modo di essere visto che è altrettanto fragile, o perlomeno labile, quindi secondo me tutto il cinema è fragile. Ma lei non crede che i film stiano acquistando una durata anche dal punto di vista pratico? No, cosa vuol che siano 2 anni, 10 anni, 20 anni? Se li pensa, sto leggendo in questi giorni L'imitazione di Cristo, tanto per andare, è un libro che è stato scritto nel 1400, nel 1200, siamo qui che lo leggiamo, magari avremo dei problemi di codice, di serie. Però un film che cosa sono 10 anni di vita, 50 anni, non so nulla. Il cinema è destinato a sparire, quindi di per sé labile. Vedendo un film si ha questa impressione di labilità e di fugacità che è sempre dolorosa. Ma questo si accompagna a una decadenza della qualità? Secondo lei non si può più leggere un film in No, parlo proprio di un fatto materiale.
Parlo di un fatto materiale, prima di tutti, che è quello più fatale. E poi c'è anche un certo appassimento più rapido delle immagini cinematografiche, perché sono più legate, non dico la realtà, che è eterna, ma a certi momenti della realtà che sono appunto passeggeri, labili. Ma questo sarebbe meno grave. Ecco, questo sarebbe meno grave. Perché... Anzi, potrebbe essere interessante che questi lati siano colti nel loro momento, no? Anche, tanto più effimero, tanto più interessante averli sorpresi. Se sono documentari, oppure se sono film che riescono a dare all'abilità del momento attuale qualcosa di fisso, di eratico, di assoluto, insomma. Cioè, ho il massimo della finzione, ho il massimo della casualità. E adesso mi dica dove non è d'accordo con quello che abbiamo visto, magari se non è più d'accordo con se stesso, perché ci sono molte interviste. No, quello che dicevo più o meno l'ho sviluppato, l'ho fissato in libri, sono abbastanza d'accordo con quello che dicevo. No, non sono d'accordo su un punto che secondo me è proditorio, cioè aver estrapolato due versi di una poesia che o si legge tutta o non si legge. Parlo della poesia degli studenti, insomma, è un ricatto come viene sempre fatto, o da destra o da sinistra, insomma, il senso di quella poesia non è quello che appare dicendo quei due versi. Ma a parte questo, non sono d'accordo su un punto, che forse è quello che interessa la discussione di stasera. Cioè il fatto che i miei tre ultimi film, la trilogia della vita, manchi di ideologia. Anzi, ho detto e lo ribadisco qui, che questi tre film sono i miei film più ideologici. Perché nel momento stesso in cui si dà una preminenza alla vita, mettiamo rispetto alla storia, questa è un'affermazione estremamente ideologica fatta da parte mia. È una scelta ben precisa. Cioè è una presa di posizione contro un certo sentimento della storia che si è codificato e è diventato conformistico, soprattutto nella cultura di sinistra. E so benissimo che la storia non esiste, perché non esiste il tempo, quindi non esistendo una unilarità temporale, una successività cronologica, non esiste nemmeno la storia che si basa su questo. Se c'è una storia, questa storia non è unilineare o successiva. E quindi la storia che noi abbiamo in mente è un'illusione, ed è un'illusione laica. Del resto questo privilegiare la vita sulla storia c'era al suo più basso livello anche in Accattoni. Sì, questo c'è sempre stato. Voglio dire, questi ultimi film sono estremamente coerenti. La vita fisica in questi film è privilegiata semmai, no? Oltretutto, dico, c'è una che cosa? La vita fisica, cioè il corpo, la materialità, il sesso. Diciamo il sesso. Il sesso, certo. E allora, prima finisco il discorso sull'ideologia, poi riprendo. Cioè, c'è in questi film un'ideologia generale, che può essere anche non capita, ma non importa. Cioè, questo passato rappresentato nel Decameron, nel Mille e una notte, si contrappone in maniera assolutamente critica e contestatrice al presente. Cioè, ho fatto questi film per criticare indirettamente il presente industriale, consumistico, che non amo, come del resto il commentatore di questo filmato diceva in principio. E questi film li ho fatti quasi per una protesta violenta, che esplosa figurativamente contro il presente. Ma questo, le ripeto, può essere un'ideologia troppo vasta e anche generica. Ma dentro questa ideologia generale c'è un'ideologia specifica, che è l'ideologia che riguarda l'eros, il sesso. Non capisco perché non dare all'eros e al sesso il peso che essi hanno veramente nella nostra vita di ogni giorno, insomma, nella nostra vita umana. Sì, però lei, per dare a questo, all'eros, il peso che lei dice avere, ha dovuto rifarsi a un'epoca favolosa e lontana e distante. Non ha potuto trovare questo eros fra di noi, nella nostra civiltà, nella nostra società. No, perché la nostra società la parte vecchia della nostra città è ipocrita, repressiva e quindi ignora l'eros. La parte tollerante e permissiva dà all'eros delle qualità che non mi piacciono, cioè è una falsa tolleranza, una falsa permissività e quindi una forma di alienazione anche quella. Cioè c'è una manipolazione anche fisica, anche del corpo nell'epoca consumistica. Allora io appunto ho ripescato questa vecchia realtà nel cui ambito ho ritrovato, cioè, un momento dell'eros che fosse in qualche modo autentico, anche se poi io ho favoleggiato su questo, però la sostanza secondo me è reale. E dal Decameron a Canterbury a Lettura del Mille e una notte c'è una evoluzione, oppure questa ideologia è costante? No, sostanzialmente è costante. Stilisticamente si possono notare delle varianti. Cioè, io con il Decameron ho scoperto una specie di nuovo stile, cioè il mio stile era comico,
quello che si chiama stile comico, oppure stile sublime, per usare una certa fraseologia così tecnica, oppure una mescolanza dei due. Non avevo mai osato tentare, non mi sono mai considerato in grado di tentare il cosiddetto stilus medius, per inventare lo stile medio. Con il Decameron ho scoperto un po' lo stile medio, un po' terra terra, realistico in un senso più convenzionale della parola, magari, ecco. Però invece con le Mille e una notte invece ho capito che non gliel'ho fatta, lo stilus medius non è per me. E allora sono tornato a una certa poeticità che è tipica dei miei film precedenti, da Cattone al Vangelo, insomma. Vediamo adesso una breve scheda con un'intervista al critico cinematografico Morando Morandini. L'itinerario di Pasolini mi sembra che vada da uno scoperto e animoso dilettantismo dei suoi primi film, che comunque, anche prescindendo dai singoli risultati, rappresentò una clamorosa e salutare rottura con la tradizione del cinema italiano, verso una raffinata, impeccabile, forse sterile, ma comunque stanca autosufficienza linguistica, raggiunta attraverso il ricorso ad altri autori e ad altre esperienze figurative. Secondo me, per dirle in termini un po' rozzi e perentori, anche al cinema e Pasolini è stato un poeta, ora è soltanto un artista e qualche volta soltanto un letterato. E personalmente della sua ultima trilogia ho ammirato, con riserve, ma non amato, il Decameron. Ho detestato con tutte le mie forze i racconti di Canterbury e giudico Il fiore delle mille e una notte il più risolto, il più sereno, il più incantato dei tre film. Questo dipende forse anche dalla natura culturale del mondo arabo al quale Pasolini ha attinto, e cultura che lo esenta da ogni obbligo, più o meno pretestuoso, di fare i conti con la storia e con il potere, che sono nel suo ultimo film e sostituiti dalla fatalità e dai sentimenti assoluti. Anche quel recupero del corpo e del sesso, che è la componente ideologica e polemica di tutta la trilogia, in contrapposizione con la società capitalistica e consumistica, diventa in quest'ultimo film meno provocatoria, in una specie di accordo armonioso tra la natura e la cultura. A parte l'ammirazione che ho per Pasolini, per il suo lavoro, per la sua intelligenza, per lui provo anche rispetto sempre, anche quando i suoi risultati non mi convincono, anche quando non condivido le sue idee, anche quando mi irritano le sue prese di posizione, perché lo trovo ogni volta sincero, anche quando si contraddice, anche quando recita la parte di chi si contraddice, in quella smania irrefrenabile e un po' nevrotica di far sentire sempre la sua presenza, che ha fatto dire a Franco Fortini che fra le tante cose che Pasolini sa fare dovrebbe impararne una, quella di stare un po' zitto. Non ascolterò il suggerimento di Fortini e di Morandini e la invito a rispondere a questo intervento del nostro amico.
Ma Morandino è una persona molto carina e simpatica, io ricambio l'affetto, l'ammirazione, la stima che lui ha per me. Però appartiene a quella categoria di persone che più nella vita in fondo mi rendono infelice, cioè i moralisti. Non dico tanto, non voglio accusarlo di aver fatto del moralismo a proposito del sesso e del corpo. Lo cita, lo dice, sì. Ecco. Ma non gli dà l'importanza che la cosa che bisogna dargli. Cioè, non basta ammettere che c'è il sesso in un film, bisogna anche rappresentarlo, dirlo, affrontarlo, dire come c'è, come non c'è, eccetera, eccetera. Ma a parte questo moralismo, diciamo, corrente, mi sembra che la sua posizione morale riguardi soprattutto il fatto che, secondo lui, in un certo momento io ho abbandonato una specie di estasi, di violenza iniziale con cui ho cominciato a fare il film, per andare verso risultati più formali, lui dice. Ma io invece sento che c'è stata una necessità, una violenza, un'estasi anche nell'andare verso questa compiutezza formale. Non è detto che uno scrittore, un autore debba appassionarsi ai temi ideologici o a un fare approssimativo ma calzante. Si può innamorare anche di una forma. Anzi, a dire la verità, i mondi cinematografici o letterari sono mondi formali, e lo dico nel senso proprio che con cui dicevano i formalisti russi, da Sklovsky in poi, cioè ogni opera è una forma. Ma lei non crede, dall'alto del fiore delle mille e una notte, cioè oggi e qui, lei non crede che da accattone, da certe opere del primo periodo, vi sia stata una specie di traversata del deserto nella sua opera? Lei non crede che Teorema e Porcile hanno rappresentato una fase, non diciamo di incertezza, ma di sospensione, un qualche cosa che non era risolto, ma era di ricerca, di approccio e non di risultato? Ma questo non lo direi, se io considero Teorema uno dei miei due o tre migliori risultati, insieme a Uccellacci, Uccellini e La Ricotta. Lo ritengo un film estremamente preciso, nitido e anzi, semmai il suo difetto è quello di essere poco incerto, è costruito, secondo me, con un litore e con una sicurezza in quello che dicevo come non ho mai avuto mai. Non stavo dando giudizio, facevo una domanda di altra natura. Praticamente il suo atteggiamento sembrava un atteggiamento più problematico, ecco, di quanto non sia oggi nei confronti del Canterbury o di Mille e una notte, in cui il regista cerca direttamente il risultato più che non il problema. Ma sa, quelle cose, tutto quello che si dice qui in fondo è tutto un po' pretestuale, un po' campato in aria, me ne rendo conto benissimo, ma io potrei rovesciare completamente quello che lei dice, cioè semmai è il contrario. Ecco, ero in fondo più certo in Teorema e meno certo adesso. E meno certo adesso perché? Proprio perché all'interno di questa trilogia della vita, che è sempre così scoperta, innocente, favolosa, c'è una lacerazione profonda, cioè il mio rifiuto del presente. Sentiamo Giorgio Bassani e Vittorio Sermonti. Devo premettere, e me ne scuso, che non ho visto tutti i film di Pierpaolo Pasolini. Ho letto tutti i suoi libri, ma i suoi film non li ho visti tutti, li ho visti in gran parte. Ad ogni modo, a cominciare, dico, da L'Accattone, no? Un film che io considero tra le cose più belle, non soltanto della produzione di Pasolini regista, ma dell'intero cinema italiano. E poi, venendo giù all'Edipo Re, al Vangelo secondo San Matteo, alla Ricotta, cioè ai film, diciamo così, che si riagganciano a quello che è il temperamento vero di Pasolini, che è un temperamento tragico. Ho visto anche i film, diciamo, comici, Uccellacci e Uccellini, dove c'era un'intuizione formidabile, insomma, di adoperare il comico Totò in versione tragicomica, no? E poi ho visto i racconti di Canterbury, ho visto anche l'ultimo,
credo che mi sia sfuggito qualcosa, insomma, no? In ogni caso, mi sembra di poter dire, di poter lamentare una cosa. Cioè, dico, per capire, per cercare di mettere d'accordo il Pasolini tragico al Pasolini comico, ovvero comico in senso proprio, insomma, no? Gli ultimi film ricavati da, da Chaucer, ovvero, e dalle novelle, ovvero persiane, in qualche modo appartengono al genere comico, mi sembra che sia molto strano non rifarsi a quella che è la matrice fondamentale della sua arte, cioè, ad esempio, non so, ai suoi libri di poesie. È curioso che giudicando un film di Pasolini non si ricordi mai quel libro fondamentale per capire lui, e fondamentale anche nella letteratura italiana, che è Le ceneri di Gramsci, no? E l'altro libro di versi, importantissimo, che si chiama La religione del mio tempo, dove fra l'altro c'è una poesia dedicata, che si intitola A un ragazzo, che è dedicata a Bernardo Bertolucci. Quindi per capire Bernardo Bertolucci e Pasolini e il rapporto fra i due, anche, anche cinematografico, anche artistico, eccetera, dovrebbe essere di rigore, vero, rifarsi a una, ai libri di Pasolini, alle poesie sue, no? E anche direi, come mai non vedo mai citato nelle critiche che si fanno, negli articoli critici che si fanno ai film di Pasolini, tragici e comici, non vedo mai citata la sua produzione saggistica di straordinaria importanza, come risulta ormai anche al pubblico normale, insomma, al più vasto pubblico, ormai, dico, risulta dopo gli ultimi articoli usciti sopra il Corriere della Sera, che hanno suscitato tanto rumore e tanto scalpore. Scalpore a me no, perché lo conosco, cerco in qualche modo, mi è facile mettere insieme l'una cosa all'altra. Bisogna in sostanza rendersi conto che in un artista, in un grande artista, tu se tien, tutto sta insieme, ogni cosa spiega l'altra. È inutile estrapolare, ovvero, estrapolare, far finta che, non, ovvero che un film di Pasolini sia un prodotto estemporaneo, vero? Quindi, insomma, quindi, altrimenti, se succede, se non si fa un'operazione di questo genere, si rischia di confondere dei pezzi che possono sembrare osceni o volgari, eccetera, con la produzione commerciale più corrente, insomma, no? Per esempio, nei Racconti di Canterbury o nel Fiore delle Mille e una Notte, eccetera, esistono evidentemente delle cose che appartengono al, al genere comico osceno, insomma, ma non sono volgari neanche quelle. Se noi, è vero, non teniamo conto che nascono tutte da una matrice unica, insomma, da una base fondamentale, rischiamo di non capire. Se facessimo un'operazione così, mi scusi il pubblico se oso paragonare Pasolini a Dante, ma perché no? Dopotutto sono due poeti, no? Bene, se non facessimo un'operazione del genere con Dante, come potremmo mettere insieme, è vero, la Taide e la puttana, che è vero, eccetera, e le unghie merdose di Taide, eccetera, con quale allodetta che in aere si spazia, prima cantando e poi tace contenta dell'ultima dolcezza che la sazia? Premetto che il rapporto, la trama di rapporti tra Pasolini, romanziere, poeta, filologo, saggista, polemista, ideologico, e i film di Pasolini a me interessa pochissimo. Quindi il giudizio che mi viene cortesemente chiesto sul cinema di Pasolini, e preferirei limitarmi a questi ultimi tre film, è il giudizio di uno spettatore qualsiasi che va abbastanza spesso al cinema e ha letto dei libri. Dunque, questi tre film, il Decameron, i Racconti di Canterbury e Il Fiore delle Mille e Una Notte, mi paiono molto diseguali. Diseguali fra di loro e diseguali ciascuno per conto suo, ma singolari. Si tratta, come noto, di film ricavati da raccolte di racconti del tardo Medioevo.
Quello che mi sembra particolarmente interessante in questi tre film e in particolare nel Mille e una notte, che mi sembra il più bello di tutti, di gran lunga, è un'operazione che definirei così, la rappresentazione culturale del Medioevo attraverso uno strumento medioevale. Perché il cinema è uno strumento, un'arte medioevale? Il cinema è, mi sembra, per sua natura, rappresentazione della realtà mediante la visione pura, senza mediazioni concettuali e senza stilizzazione espressiva. Cioè è insieme la rappresentazione di una realtà e la realtà che viene rappresentata. Quando la realtà rappresentata acquista, rispetto all'operazione artistica in cui è coinvolta, una speciale autonomia, uno spessore, un fulgore particolari o anche una particolare evidenza di suggestioni culturali, penso ai templi cambogiani, alla faccia di Zumurrutto, della sua orripilante sposina, ai mercanti egiziani, eccetera, i due livelli del film, i due poli, realtà rappresentata, rappresentazione della realtà, tradiscono il loro carattere metaforico e rinviano ad una realtà più reale, unica, irradiante. Voglio dire, quando il bigottismo della realtà, cioè se io presumo di fare opera d'arte, magari la faccio, fotografando qualcosa che già c'è, io faccio un atto di deferenza nei confronti del reale, quasi che pensassi che esista dell'arte in natura. Quando questo particolare tipo di bigottismo, che è alla base dell'operazione cinematografica, lascia sospettare una dimensione religiosa del reale, il cinema, a mio giudizio, riscopre il fondo inconfessato della sua natura nel proprio potenziale tecnico. Questo realismo totale, chiamiamolo così, nelle Mille e una notte, talora si manifesta in modo folgorante. Questo film, sotto questo particolare profilo, mi pare di altissimo livello estetico e culturalmente molto nutriente, che poi qui è la stessa cosa. Cosa devo dire? Risponda a quella. Cosa le suggerisce l'intervento di Sermonti? Per quel che riguarda Bassani, trovo un discorso bellissimo, che fa molto piacere aver ascoltato. D'altra parte con Bassani sono tanti, è tanto tempo che ci conosciamo, in fondo abbiamo la stessa cultura, lo stesso gusto, anche in un senso proprio strettamente specialistico, quindi non posso non essere d'accordo con lui. Ma lei crede comunque che il richiamo di Bassani alla lettura dei suoi libri per una migliore lettura dei suoi film sia sì, giusto? Assolutamente, certo. D'altra parte però non si può pretenderlo tu, si può pretenderlo dei critici, del pubblico, del grosso pubblico no, c'è un divario enorme tra i milioni che vanno al cinema e le poche migliaia che leggono dei libri di poesia. Beh, però in senso teoricamente certo. Quello che dice Sermonti è anche interessante, sì è vero, è così, il cinema ha qualcosa di sostanzialmente sacrale, lui dice bigotto e poi a un certo momento questo bigottismo, quando è pervaso di un sentimento reale, diventa sacrale, è vero, è così, ed è questo in fondo diciamo l'elemento stilistico che io seguo soprattutto nel girare i miei film, cerco di rappresentare questa frontalità del reale, con aspetto e anche venerazione per la realtà, perché non sono una di quelle persone che hanno paura di avere rispetto o venerazione per qualcosa.